Generale, il vostro impegno durante la pandemia è stato ancora più forte. Volevo chiederle per quanto riguarda le attività in difficoltà, fenomeni di usura sono aumentati in questo periodo? Allora, per quanto riguarda i fenomeni di usura, noi abbiamo molto attenzionato, come sapete, questo settore, perché sono arrivati una serie di contributi per sostenere le imprese in difficoltà, i piccoli esercenti, ne arriveranno ancora altre. Voi sapete che a breve verranno rilasciate le risorse legate al Recovery Fund e quindi il Comando Generale ha dato direttiva alla Guardia di Finanza di attenzionare in particolare questa area e questi settori. Abbiamo avuto sentore che ci sono tentativi, diciamo, di avvicinamento da parte di organizzazioni criminali verso in piccole imprese, piccole e medie imprese, piccoli esercenti in difficoltà, e per questo abbiamo invitato anche le organizzazioni legate, appunto, mi riferisco alle organizzazioni federali o alle organizzazioni locali, di collaborare con la Guardia di Finanza per attenzionare, per rilevare indizi di infiltrazioni in questo settore. Comandante, invece a livello di procedure contrattuali con irregolarità nella spesa sanitaria, parliamo di spesa sanitaria, in Italia ci sono state tante irregolarità. In Abruzzo qual è la fotografia? In Abruzzo abbiamo sviluppato, come sapete, delle indagini soprattutto a Pescara, nel Chietino, che hanno individuato, appunto, dei fenomeni di corruzione e di, appunto, illecito utilizzo di fondi derivanti dal bilancio sanitario. Il bilancio sanitario è una grossa fetta del bilancio pubblico locale, diciamo occupa circa il 60-70%, e quindi eroga tutta una serie di fondi che molto spesso si presta, appunto, a strumentalizzazione e comportamenti illeciti. Sapete che abbiamo fatto delle indagini, e queste indagini hanno rilevato dei fenomeni, dei comportamenti illegali che abbiamo segnalato all'autorità giudiziaria. Devo dire che nel settore del controllo anche della spesa pubblica, grossa importanza è anche la collaborazione, oltre che con l'autorità giudiziaria ordinale, con la Procura regionale della Corte dei Conti. Allora, la situazione è tutto sommato è migliorata, soprattutto con riferimento all'Aquila, città dell'Aquila, che è la città che è stata toccata, come sapete, nel 2009 dal forte sisma. Noi abbiamo operato in questi anni con un piano operativo specifico finalizzato a controllare gli appalti legati alla ricostruzione. Fino al 2020 abbiamo avuto questo piano operativo. All'inizio di questo periodo, quindi nei primi anni, abbiamo rilevato fenomeni di infiltrazione soprattutto da parte della Campania, quindi di organizzazioni camorristiche. Negli ultimi anni questi fenomeni si sono molto attenuati e i risultati positivi si vedono anche nella ricostruzione. La città dell'Aquila negli ultimi due o tre anni letteralmente sta rifiorendo, e questo è grande merito ai cittadini, alle società che operano, che hanno ovviamente operato nell'ambito della legalità, ma anche agli organi di controllo che in qualche modo hanno favorito questo ritorno alla vita e questo avvicinamento a pratiche di legalità e di non illegalità. Allora, noi ovviamente siamo intervenuti subito nel momento in cui avevamo dei piccoli focolai localizzati a Teramo piuttosto che a Pescara, poco a Chieti, qualcuno all'Aquila. Siamo subito intervenuti. Devo dire che le ASL ci hanno aiutato, cioè ci hanno subito messo a disposizione i vaccini, stanno mettendo a disposizione, devo ringraziare appunto anche l'assessore alla sanità regionale che ha messo subito a disposizione i vaccini anche per gli allievi della scuola. Come sapete, la scuola dell'Aquila ha migliaia di allievi che necessitano vaccini perché poi vanno a operare anche nel territorio, e quindi attualmente la situazione è sotto controllo. La festa di oggi è anche questo senso, cioè il fatto di ripartire constatando che i contagi stanno diminuendo e quindi diffondendo uno spirito di entusiasmo alla ripartenza e quindi alla riapertura e al superamento anche della crisi sociale ed economica legata, appunto, all'anno e mezzo che ci ha appena caratterizzato. Tra l'altro, la bandiera di guerra del corpo è stata insignita proprio quest'anno della medaglia d'oro al valor civile. Esatto. Proprio per l'abnegazione dimostrata nella lotta alla pandemia. Il corpo ha dato un grande contributo a livello anche nazionale, insomma i nostri mezzi aerei sono stati messi a disposizione per trasportare vaccini anche in territori stranieri colpiti, appunto, da questa pandemia. L'ultimo volo è stato verso l'India e come noi qua a livello locale abbiamo cercato di mettere a disposizione anche i nostri finanzieri per far arrivare, come ho citato nel mio discorso, a dei studenti che erano
diciamo, a scuola a distanza, a far arrivare apparati informatici per adempiere appunto alla DAD, o abbiamo distribuito delle mascherine a delle associazioni affette da patologie sanitarie molto gravi che non potevano andare direttamente a approvvigionarsi di mascherine. Quindi insomma la Guardia di Finanza ha cercato di aiutare anche dal punto di vista umanitario e sociale la popolazione, e devo dire insomma che siamo stati molto, molto contenti di questo. Grazie generale. Grazie. Prego.